Bentrovati, grazie, grazie. È arrivata la Pasqua. Siete pronti con le uova di cioccolata? Non vedo l'ora di vedere cosa troverò come sorpresa nella mia. Cominciamo il nostro episodio del Cren TV Show con le ultime novità dal mondo. Vai, Moncicci, tocca a te. Buonasera a tutti! Sono il vostro affezionatissimo e sempre sexy Moncicci! E dunque, vediamo insieme le notizie di questo mese. I Mefitici Spuzzi hanno immesso sul mercato un nuovo straordinario prodotto che sta destando l'interesse di molti. Trattasi dello stupefacente Crystal Prot, un nuovo gioco del tutto atossico che permette di creare delle bolle colorate ripiene di varie puzze che esplodono al contatto. Mentre i bambini sembrano essere divertiti dalle varie bolle alla cacca, alla pipì, alle puzzette ed altri odori disgustosi, l'associazione dei genitori sembra essere un po' meno entusiasta. Vedremo come finirà questa storia. Ci sono stati degli atti di violenza sullo scaffale degli Advanced Dungeons & Dragons. Il capitano Robocop della nostra forza di polizia, con i suoi eroici agenti, sono dovuti intervenire in più occasioni per fermare le due fazioni che non ne volevano sapere di smettere di prendersi a spadate sulla testa, a schiaffoni e ammazzate sulle gengive. Speriamo che il tutto si risolva presto. L'incredibile thriller fantascientifico Puzzinator sta avendo un successo incredibile. Il film ha sbancato tutti i botteghini, raggiungendo il record di incassi in tutti e due i cinema di New Zealand. Incredibile! Si parla di almeno 32 spettatori in totale. Il regista Teddy Ruxpin si è detto molto soddisfatto per l'eclatante successo e si vocifera che sia già in programma Puzzinator 2. Lo sbudellamento di Peppa Pig. Staremo a vedere. L'attrice protagonista Puzzi, stella nascente del cinema, è stata raggiunta dalle nostre telecamere per una dichiarazione esclusiva. Sono molto contenta che il film sia piaciuto. Ho passato una vita a stampare fiori per terra con i miei timbrini. È ora di spaccare un po' di culi. Tremate, stronzi. Nel frattempo, nel mondo della TV, proseguono le riprese di Anche i Masters piangono. Pare però che i vari Skeletor del mondo dei giocattoli stiano avendo contrasti tra di loro, causando enormi problemi alle sessioni di riprese e disturbando il cast e la crew. Ma non diciamo che monete. Io sono l'unico e sono Skeletor. Chi è che litiga qua? Nessuno litiga. Ci sono solo io. Io, Skeletor, signore delle forze del male, unico dominatore di Eternia. Ma che cavolo dici? Io sono Skeletor! Io sono l'unico vintage, guardami! Tu sei solo un piccolo Pidocchio, che vuoi? Non sei neanche un giocattolo vintage! Ma non è vero, guardati! Sei brutto, non hai neanche uno scettro! Io sono Skeletor! Ma porca miseria! Ma che volete voi due? Io sono Skeletor, l'unico e solo! Sono anche stato intervistato, voi due da dove saltate fuori, che volete? Io sono Skeletor, soltanto io! Una interessante novità riguarda invece il mondo degli animali domestici. Il signor Diabattles ha creato per il mercato dei cibi per animali un prodotto del tutto sano e nutriente che si chiama Paul. Vediamo insieme il video illustrativo. De, buongiorno, sono Diaclone. Allevo dinosauri e draghi da 15 anni. Ho 16 campioni della Maremma impestata, 3 campioni della Hola 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 Cannuccia e un campione del budello della tua mamma. L'alimentazione è una cosa importante, boiade. Ecco perché io do Paul ai miei dinosauri. C'ha di quei bei pezzettoni di cadavere, carne marcia e ossa croccanti. Paul è un cibo eccezionale che mangiano volentieri, perché altrimenti, se non lo vogliono, possono pure pupparmi la fava. Il nuovo album del famoso musicante ambulante Calliope Trippo. Conosciuto ed apprezzato per le sue strofe romantiche e malinconiche, il nostro caro amico ha già vinto il prezzato disco di Palta. Ecco a voi la playlist dell'album. Din don, din don, Trippogna mia, 100 campane suonano per te. Quanto sei bella June quando è sera, con le tue zinne che mi parano due bomboloni. Grazie Trippogna, che ci fai vedere gli arcobaleni del mondo infame. Trippogna.
Sonia Bella. E per terminare, parliamo dell'attesissimo concorso di Miss Nizzyland. Molte delle più belle ed eleganti protagoniste del mondo dei giocattoli si sono già iscritte. Ci sono tantissime concorrenti straordinarie e sarà sicuramente un match che nascerà gli spettatori senza fiato. Che bello, ma voglio vedere le donnine in costumino sexy. Mo Cici, siamo in diretta, ricomponiti. Scusate, dunque, sentiamo cosa da dire l'esperto di stile ed eleganza, il nostro caro Principe Croma. Miei cari, cosa posso dirvi? Sarà una sfida davvero difficile. Io ovviamente farò parte della giuria e vi assicuro che saremo severissimi. La donna perfetta esiste su Nigiland? È probabile. Oppure sì, oppure no. Chi lo sa? Io non lo so. Voi lo sapete? Io no. Comunque, chi desidera vincere dovrà dimostrare eleganza, bellezza, simpatia, umiltà, sensualità, intelligenza, sensibilità e stile. Ne vedremo delle belle. Oh, e con questo terminato! Ci vediamo alla prossima edizione di News dal Mondo! Buonasera amiche ed amici, oggi abbiamo preparato per voi una nuova intervista. Questa volta sono con noi in studio quattro fratelli. Vi presento quindi Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello, ovvero le strafamose tartarughe ninja alla riscossa. Salve a tutti! A nome delle tartarughe ninja saluto tutti voi ascoltatori e, come dice sempre il maestro Splinter, un vero guerriero ninja è composto e disciplinato e si muove nell'ombra e... Oh nega, ho troppa fame, mangiamoci una pizza! Shh, zitto cretino, non vedi che siamo in TV? Allora, cari amici, benvenuti anzitutto. Raccontateci un po' la vostra vita nelle fogne di New York. Non avete difficoltà con l'odore pungente degli scarichi cittadini? Beh... Cara Jun, anzitutto grazie per averci invitati. Il maestro Splinter dice sempre, se qualcuno ruba un topo per te, è inputs. E non dimenticatevi che io ce l'ho profumato. L'alito, e che avevi capito. Arama, una rashtara su cosciunco de te cimatta. Come prego? Sì, beh, signorina, non faccia caso, miei fratelli. Fanno uso di sostanze stupefacenti, non sono a posto col cervello, tutti e tre. Oh, mi dispiace. Si riferisce a qualche tipo di droga? No, mi riferisco alla puzza di merda che c'è nelle fogne, dove viviamo. Io ho costruito con gli scarti di un'offerta Mondial Casa un'apparecchiatura per depurare l'aria, e quindi quando sto nella mia camera mi risparmio la puzza, ma gli altri, sono messi male, al punto che non sanno più cosa dicono. Hanno letteralmente la merda nel cervello. Comprendo. Tuttavia, deve essere difficile per voi vivere in un posto del genere. Mi pare comunque che la vostra vitalità e allegria vi permetta di divertirvi parecchio, anche in un ambiente così scomodo. Quel che mi domando però è, non c'era un posto più comodo dove stare? Cioè, siete caduti lì da bambini e vi siete trasformati e poi, stop, siete rimasti lì, come mai? Siete al corrente che ci sono boschi, montagne e valli in cui ci si può nascondere? O se volevate restare in città, magari volendo, non so, un magazzino abbandonato oppure un vecchio casolare in disuso? Posso rispondere io? Posso? Sì, dai, cretino, rispondi. A me c'erano i coglioni tanto. Ok. Dunque, viviamo nelle fogne perché siamo comodi per gli spostamenti. Le pizzerie sono a due passi. Poi possiamo facilmente guardare sotto le gonne delle tipe quando camminano sulle grate stradali. Poi le fogne ci offrono tutto il necessario. Sapessi cosa butta la gente, quanto spreco. Sai, per esempio, quanti pannolini troviamo ogni giorno nelle acque nere? Sono di tutti i colori, rossi, gialli, marroni, di tutte le sfumature. Io li colleziono. Il mio letto è ricoperto di vecchi pannolini. Sapessi com'è soffice. A proposito, a volte sono molto solo nel mio lettone così morbido. Se vuoi venirmi a trovare, sei la benvenuta, pupa. E poi c'è sempre tanta pizza. Sempre che non se la mangi tutta rafe. Affanculo. Ma che cos'è questo odore? Regia, che cosa succede? Si è rotto qualche tubo di scarico? Che cosa combinate? Sembra di stare in una cloaca. Oh mio Dio! Credo che siamo noi, signorina June. Ci vuole qualche minuto di solito, ma dopo un po' la puzza di fogna che abbiamo addosso comincia a diffondersi nell'aria e credo che i condizionatori del vostro studio ormai stiano facendo ricircolare l'aria che abbiamo pestato noi. Comprendo.
Sapete, se volete abbiamo delle docce giusto accanto ai camerini. Sono proprio qui dietro. Il maestro Splinter dice sempre: sii fiero del tuo odore e indossalo come un vestito, perché fa di te quello che sei. E se tu sei quello che odori, allora sei di fogna. Prendi la cornetta, la fogna ti aspetta. E se io le offrissi tre ratti per un fustino del suo Dixan? Le stelle dei negroni, milioni di milioni. Sono io, Coccolino! Ciotto ciotto, cimpo, pari segreto, cammino che mi gica con rimassione. È tutto merda. Va bene, non insisto, passiamo ad altro. Volete parlarci del vostro amore incredibile per la pizza? Come mai questa ossessione? Beh, sai tesoro, la pizza è favolosa, perché puoi farla con qualunque cosa. Tipo, noi a volte la compriamo, ma se ci viene fame di notte e i locali, le pizzerie sono chiuse, la facciamo in casa con ingredienti freschi. Oh, interessante. E cosa utilizzate di solito? Mozzarella di bufala? Salame piccante? Acciughine? No, no, noi adoriamo le cose a chilometro zero. Chilometro zero? Nelle fogne? Nel bel mezzo di New York City? Ma sì, dai! Ci facciamo un giretto nelle fogne e tiriamo su quello che troviamo. Ratti, scarafaggi, uova marce, cacca, pipì. Per fare la farina di solito usiamo direttamente polvere e sporcizia. Un po' di acquetta di fogna e opla, il gioco è fatto! Oh, santo cielo, ma è disgustoso! E tutti rubano nutrienti. Guarda che noi siamo tartarughe. Sai cosa mangiano le tartarughe di solito? Te lo dico io cosa c'è nel mangime. Verdura, proteine, erbe, e altre porcherie del genere. Ma come sarebbe? Le verdure, porcherie? Ma sì, zia, noi siamo tartarughe, ma siamo anche teenage e siamo anche mutanti, ma soprattutto siamo ninja. Non possiamo mangiare robetta noiosa, capisci, zia? Zia? Chiedo scusa, ma io non ho sorelle o fratelli, sono figlia unica. Sì, zia. Comunque noi abbiamo un comunicato da fare, qui e ora. Va bene. Prego, dite pure. Sì, allora, volevamo troppo dire a Shredder che la sua ora è giunta. Il clan del piede sta per essere distrutto, preparati maledetto! Stiamo venendo a romperti il culo! Ma smettila, Raf, non essere aggressivo in pubblico. Il maestro Splinter dice sempre: ne mangio 1000 al giorno, vuoi sapere perché? Se c'è la goccia. E Jim, bonsoir mes amis, je suis le tartufon. Ah, nandiani hanno boche, arriva, maide. Sta zitto te, cretino. Raga, ora possiamo mangiare la pizza? Dammi un po' di pizza. Tartarughe, giochiamo a fare la guerra. Il signor Shredder, benvenuto in studio. Maledetto Shredder, sei venuto per combattere? Questa volta sarai sconfitto. Oh, cacciarola! Mano alle armi, fratelli! E Shredder! Silenzio! Imbecilli! Io non sono più clan del piede ninja! Io caseificio! Faccio formaggi con piede! E io ristorante sushi! Zuppa di tartaruga! Sushi di topo! Tutto buono! Uah! Maledetto assassino! Come osi? E chi sono io? Babbo Natale? Mangia coreana! Xorra! Coreana! Xorra! Silenzio! Stupidi adolescenti! Dovreste essere a scuola a studiare! Siete ignoranti come delle capre! Anzi, come delle tartarughe! Ma il maestro Splinter, l'uomo del monte, ha detto... Ah, cazzate! Ma che ne sa un topo di fogna! Andate a scuola! Asini mutanti ninja, sparite! Vi prego, non litigate. Ah, va bene, comunque si dice Ligabel. Ok, uffa. Però io volevo un po' di pizza. Ce lo siamo meritati a sto giro. Ma affanculo, è tutto merda! Signorina June, io ero venuto per lei in realtà. Posso invitare lei e staff del programma a inaugurazione di mio nuovo ristorante? Ma certo, la ringrazio. Verremo con piacere. Bene, e per sabato prossimo allora, i miei omaggi. Uah! Grazie a lei, a presto, arrivederci. Bene, allora cari amici, l'intervista è terminata. Proseguiamo col programma. E ora, un break pubblicitario. Quanta felicità per l'uovo di Pasqua, ma la sorpresa spesso, che delusione. Che festa invece le nuove Pasqua auguri Ferrero e Kinder Gran Sorpresa, con sorprese grandissime, veri giocattoli. Quest'anno a Pasqua, felici per l'uovo, felici per la sorpresa. Con le uova Kinder e Ferrero. Io non ho mai provato Urra. Provalo, Urra Saiba è tutto nuovo. Ah, sì? Sì, è più ricco! Fuori c'è il cioccolato! Ma se lo mordi, scopri che dentro ci sono 5 cialde con in mezzo una morbida crema! Io non ho mai provato Urra! Ma come non hai mai provato Urra? Urra! No, non ho mai provato Urra! Beh, peccato!
Urrà Saiba, se non mordi, non ci credi. Certo, ma se non mordo, come faccio io? Ah, mamma, io sono fuori a cena, eh? Ma stasera vi faccio il cordon bleu. Cordon che? No, non mi freghi. Allora, ce li mangiamo noi. Quelle cotolette di pollo croccanti, i cordon bleu arena con dentro un ripieno, prosciutto e formaggio che fonde. Beh, che si mangia? Minestrina. Cordon bleu di pollo? Cordon bleu arena. Sempre un po' di più, arena ti dà. Quel venerdì i signori Rossi entravano nella loro nuova casa. Una casa molto più interessante del previsto. Ma il signor Rossi sapeva che Super Attack è l'adesivo che salda all'istante un'infinità di materiali. Un'infinità di materiali. Un adesivo soprannaturale. Con Super Attack rimasero felici e contenti dentro la loro casa per tutta la vita. La gommina è Simo Fly. La gommina è Simo Fly. Anch'io gommina Simo. Sapete cosa fanno le colombe pasquali standa? Ma fanno le uova pasquali standa, uova al cioccolato finissimo, al latte, fondente, piccole, grandi, medie e soprattutto a un prezzo che vi lascio a bocca aperta. Perché vedete, le uova pasquali standa sono delle cose, come dire, da regalare oppure anche da farsi regalare, se poi mi riesce a aprirla. Perché in ogni uovo pasquale standa si trova sempre una delicata sorpresa. Standa, la casa degli italiani. Mantec. Ehi amici, sono contentissimo di essere qui con voi. Noi siamo i Masters of the Universe. Cosa dire? Noi Mantec, cretino. Sì, siamo i Masters. Io sono He-Man by Mattel. Ma cazzo dici? Noi Mantec detto io. Tu Solartec e noi Remco, non Mattel. Sì, vabbè. Sempre Pole Misari tu. Non buono. Che ne dici tu invece, bro? Eh? Lasertec, my friend? Ho ragione, giusto? Io sono He-Man. E noi siamo i Masters. Non ricevo. Riprova e controlla. Ah, shit. Siete sempre i soliti Keg e Cassie. Ma è una soddisfazione. Vabbè. Avete sentito che bella la sigla del nostro cartone animato? Quale cartone? Non abbiamo nessun cartone noi altri. È già tanto che ci hanno fatto il fumetto. Ma sì, la sigla. Corri, mantecla giù, vola tra lampi di blu. Corri in aiuto di tutti i genti di umanità. Mantec, cuore acciaio, mantec, cuore acciaio. Ma cazzo dire, citrullo? Quella è sigla di J. Grobo d'acciaio. No nostra! Trie, controlla acqua! Sì! Zitto te, cletino pelato! Con te si essere dimenticati non solo capelli, ma pure cervello! Acqua! A-C-Q-U-A, esatto! Che sfigato pelato! Io sì che figo! Guarda i miei capelli d'oro come il grano del Kansas! Mia terra di gnocca con grosse bocce che io festeggia con mia panocchia. Tu, stupido America, altro che capelli d'oro. Sembra che gatto pisciato te su testa. Ah, fai silenzio, shut the fuck up. Te non capisci, you don't understand America. Tu sei imitazione cinese di Mantec. Tornatene a pescare gli squali, va? Oh! Io faccio brodo con pinne di pesce cane, coglione! Trie, controlla acqua! Fai silenzio te! O faccio io brodo cinese con la tua testa di cazzo! Hey Chinese man, calm down! Oh what the fuck, ok? Oh, fai silenzio te! Guarda le tue ginocchia ridicole! Invece di rompere palle a noi! Ma io veramente, mie ginocchia americane? Oh no! Mie ginocchia terribili, come io fare? Ah,
tue ginocchia ridicole, stupido! Non ricevo, riprova e controlla. Oh no! Acqua, acqua. Andate tutti fanculo, io torno a Cina. E adesso il nostro amico il dottor Marco ci parla del pranzo e servito, l'indimenticabile quiz condotto da Corrado. Ho una fame da morire, ma quand'è che arriva l'ora di pranzo? Benvenuti alla nuova puntata di Medicina e Anni 80. Oggi parleremo del pranzo e servito. La prima puntata della trasmissione condotta da Corrado viene trasmessa su Canale 5 il 13 settembre del 1982 e diventa subito un grande successo. Buongiorno! Oh, dico buongiorno. Io generalmente sono abituato a dire sempre signore e signori buonasera, invece questa volta cari amici buongiorno, e questo buongiorno io ve lo darò per tante giornate ancora, anzi per settimane, per mesi, per anni, almeno spero, almeno per anni, io me lo auguro. Il meccanismo del gioco era abbastanza semplice, bastava rispondere correttamente alle domande o ai giochi proposti dal conduttore per azionare una grande ruota collegata al pulsante rosso e aggiudicarsi una delle 5 portate del pranzo. Vinceva la puntata, infatti, chi si aggiudicava tutte e 5 le portate fino ad avere il pranzo servito. Allora, prema il suo pulsante, vediamo cosa succede. Si mette in moto la ruota e vediamo quale piatto guadagna il nostro concorrente, il primo piatto della giornata. Ecco, c'è anche la dieta. Ah, cominciamo subito con il dolce. Dolce, 600 calorie il dolce. Ecco qui il gioco del pranzo e servito, il gioco in scatola prodotto da EG Milano nel 1982. Il gioco è davvero bello perché ripercorre fedelmente le varie tappe del gioco televisivo. Ci sono le tovagliette sulle quali comporre il famoso pranzo e servito, poi abbiamo le pedine dei vari pasti con le calorie rispettive. Qua ci sono degli esempi di domande che vengono fornite durante il gioco per accumulare punteggio. Sono domande di cultura generale su geografia, storia e musica. Ecco qua la famosa ruota che verrà poi ripresa in trasmissioni di grandissimo successo come Ok il prezzo è giusto e La ruota della fortuna. Man mano con il dito possiamo scorrere tutti i pasti, c'è pure il jolly e addirittura ad un certo punto arriva dieta, una penalità. Se esce dieta non prende nessun pasto e quindi nessun punteggio. Corrado conduce il pranzo servito fino al 1990, poi passa il testimone a Claudio Lippi. Nel 1992 c'è un ulteriore passaggio del testimone a Davide Mengacci che trasforma il pranzo servito in La cena è servita, con grande successo. A quel punto però la trasmissione si trova a dover combattere contro i TG della fascia della cena e gli ascolti calano drasticamente. Da ricordare anche una versione per bambini chiamata La merenda è servita. Mi dovete dire quante volte si può sottrarre il numero 1 dal numero 25. Hamburger Burghi, uè ragazzi, ciao, buona Pasqua! Cosa fate qui al Burghi? Non avete il pranzo tra poco? Shupanushu, volevamo prima mangiare un bel King Bacon per scaldarci lo stomaco prima del super pranzo di Pasqua! Shupanushu, ciao! Capisco, anche io sono qui per lo stesso motivo, però oggi mi andava un King Chicken. Mi sembra più adatto alla Pasqua. Sì, per le uova, eh? Vero. Ipanushu, a proposito di uova, hai già ricevuto il tuo? Sì, ho ricevuto quello Kinder. Troppo giusto, con la sorpresa bella e grande. Un'astronave spaziale fighissima. La metterò sullo scaffale giusto accanto al mio X-Bomber in metallo e al mio Gacha Spartan. Sì, che figata, io ho ricevuto un uovo grandissimo, di pasticceria però, davvero enorme, tutto di cioccolato bianco. Io adoro il cioccolato bianco. Sì, cosa ti troverò dentro? E beati voi ragazzi, io invece rimango sempre fregato. L'anno scorso ho trovato una collanina d'oro finto.
a forma di cuore, ma vi rendete conto? Ma che cavolo, robaccia da femmine! Io volevo qualcosa di figo, da maschio, per ragazzi, che ne so, almeno un portachiavi dei puffi o un robottino da montare. E invece, nisba, bella stronzata, l'anno prima, anche peggio, ho trovato una bambolina bruttissima, poi beh, se l'è fregata mia sorella, come al solito. Ah, tua sorella, quella bella patata, troppo giusta! C'ha due uova di Pasqua là davanti. Che bello, è vero? Eh sì, vabbè, ma è una cagacca, sì. È insopportabile. Mi ruba sempre il dentifricio. Io mi compro il Paperinos e lei me lo finisce. Compro il Campus, me la verde e lo trovo vuoto in frigo. Metto il mio nome sui danni al cioccolato e se li mangia tutti lei. Stamattina volevo mangiare i miei pavesi frollis e se li era papati lei, accidenti. Ma domani mi vendico e mi mangio tutte le sue ciambelle Mister Day, accidenti. Beh, French, se tutto quel cibo che si mangia si trasforma in materiale soffice sulle curve di tua sorella, ben venga! Wa boys! Che bello, tutta soffice! E vabbè, uffa! Comunque, se non altro, mi consolo col pranzo di Pasqua. Non vedo l'ora di papparmi tutto. Eppure io, Franci, mia mamma fa la pasta al forno oggi, troppo giusta! Pappardelle coi porcini ganzissimi, pollo arrosto gallissimo con patatine, l'agnello e chissà quanti dolci. Sto già con la bava alla bocca. Beh, oh, dai raga, andiamo a mangiare, su. Sì, sì, che fame, che fame. Buona Pasqua. Nigiren presenta l'ispettore Bobo in Il covo segreto. Ricordate qualcosa del luogo dove eravate tenuto prigioniero? Certo, udivo passare delle auto molto vicine. Ogni tanto un treno e dalla finestra vedevo due tetti vicini ed un bosco lontano. Chiamate un elicottero. Ispettore, questa è la zona dove si presume si trovi il covo. Ma è un bel problema. Non direi, anzi, non ci sono dubbi. Il sequestrato è stato molto preciso e attento. E ora una simpatica novità, pillole trash. Questa sera Rete 4 propone una detective story giallo rosa, in cui è la pasta col pesto che ho appiccicato tutto. Che schifo. Attende una nuova intensa giornata in compagnia di Rete 4. Diamo un'occhiata ai nostri programmi che iniziano con la rubrica Quadrante Economico condotta da Carlo Maria Romartire. Subito dopo andrà in onda un nuovo telefilm della serie Avvocata in Los Angeles. Avvocata. Ma che palle! 30 in occasione della festa della mamma, Albina e Romina. Albina e Romina! Vi ricordo che domani sera alle 20.30 Luisa Cugliok accanto a Jorge Martinez e Gabriel Sorrado. Cosa ho mangiato in messa? Un film divertentissimo che ha ottenuto dovunque successo di critica e pubblico, lanciando definitivamente il regista spagnolo. Oddio! Ora, amiche ed amici, pubblicità. Compagni roditori, giocate anche voi con il jet frisbee tascabile. Crank, crank, grill. Compagni roditrici, che bello che è giocare. Mi piace come vola, ma dove va a cascar?
Che bello il frisbee! Che lancio da campione, lei non la capperà! Ma io la prendo a volo, con gran facilità! Partecipa anche tu alla fantastica operazione a premi Sgranocchi e Gioca! Mandaci 15 incarti e il jet frisbee tascabile sarà tuo! Ciao! Dolci e croccanti, Giocorì e Biancorì Motta! Che splendido regalo! Ehi, è un grande robot! È più di un robot! È Super Radio Robot! L'energia musicale di una vera radio in un fantastico robot! Transformer! Funziona davvero! Più di una radio! Più di un robot! La sua forza musicale è il ritmo per giocare! Tu gioca pure con robot! Io mi ascolto la radio! Super Radio Robot Transformer, da GIG! Soffia il vento piano piano e ti porta da lontano tanti fiori profumati. Pimpi rosa son chiamati. Se li metti nei capelli sembran proprio dei gioielli. Super pelle, gonnelline, su cinture crinoline, vanno appesi colorati. Pimpi rosa son chiamati. Nel cuore di tutte le bambine, Pimpi rosa. Amici per giocare, amici da indossare. Da linea GIG. Dei pony c'è un mondo di cose fantastiche per stare allegri in compagnia ed invitare tanti amici. Vieni anche tu a giocare nella casa dei pony. La casa dei pony, da GIG. Sono ridimmi, sono ridimmi. L'orsetto ripetente, l'orsetto ripetente. Ciao, ciao, sono il tuo amico, sono il tuo amico. Come sei dolce, come sei dolce. Ti voglio bene, ti voglio bene. Ridimmi, l'orsetto che ripete davvero quello che dici. Fantastico, da linea GIG. Da linea GIG. Mamma, mamma, mi racconti la favola del brutto ovo troccolo? Certo, cara. C'era una volta, nel paese delle uova pasquali, un giovane ovo troccolo di cioccolato finissimo con dentro una meravigliosa sorpresa. Però, poiché era privo di confezione, veniva evitato e deriso dalle altre uova. Ma un giorno, Chambre, il mago del cioccolato, gli impresse il suo marchio e ciò lo trasformò in uno splendido uovo, per la felicità di tutti. Fatti regalare anche tu un uovo Chambre. Ecco, guardate le piantine, tesori. Guardate come crescono belle. Aprirò una catena di negozi di fiori. Queste sono le patate arrosto per stasera. Ho cucinato come una pazza. Ma porca miseria, le patate hanno distrutto i fiori, uffa! Però ragazzi, patate per tutti! Non che mi piacciono le patate. Questa è la lista della spesa, andate subito a comprare salsiccia, fontina, polpette e carciofi. Quindi ora, come al solito, vediamo chi ha rimorchiato più gnocca questo mese. Dunque, io ne ho rimorchiate 52 e voi, sfigati? Ecco, in quel punto ne ho abbordata una. Era nel parco, era lì che non stava facendo niente. Ho detto, ehi baby, scommetto che nessuno di voi pipparoli ha combinato niente, eh? Come al solito, devo fare tutto io qui dentro. E ora tutti dal parrucchiere, rifacciamoci le acconciature così saremo più fighi. Thank you.
io volevo dire una cosa. Meglio avere culo gelato che gelato nel culo. Oh, ma che cazzo sta di questo tutte le volte? Ma no, ha ragione, perché in effetti, se ci pensi, un gelato nel culo può essere fastidioso, ti sporca anche le mutande e poi ti rimane tutto il liquidino. Però un culo gelato, in effetti, basta che ti copri. Ah! Forza, sbrighiamoci, dobbiamo consegnare tutti questi camion pieni pieni di bellissimi fiorellini. Io controllerò dall'alto che vada tutto bene. Mi raccomando, siate carucci, non fate le pazze. Manovra cazzo di cane, ognuno faccia come vuole. Ah. Che fame! Che ne dite di vedere insieme ricette trippe? Oggi scopriamo qualcosa di più sulle polpette! Salve! Sono l'onorevole Trippo! Quest'oggi siamo di nuovo nella mia cucina perché vi voglio raccontare come si fanno delle buone polpette! E quindi, per l'occasione, abbiamo qui una nostra amica molto esperta di polpette. Signore e signori, vi presento la bambola Bessie, che viene dalla Svezia ed è esperta di polpettine svedesi. Quindi faremo un po' di polpette normali, poi un po' di polpette di flippo trippo, e poi proveremo anche a fare le sue polpettine svedesi per vedere le varie differenze. Ecco, prima di cominciare, mi raccomando, trovate in tutte le librerie il nuovo best seller dell'onorevole Trippo, cioè io, il mio nuovo libro, Come aumentare la trippa. Ecco, flippone di trice, 1500 lire, vedete, non costa tanto, sono ben 3528 pagine, ecco, tantissime ricette golosissime, mi raccomando, compratelo e ditelo ai vostri amici. Ciao ciao, benvenuti, io sono Pessi, vengo di Svezia e oggi sono qui per farvi assaggiare di polpette! Sì, molto bene, Bessi. Allora, anzitutto, vediamo come si fanno le polpette normali. Prendete, dunque, fate prima da parte la cipolla, perché se è già cotta, poi le polpette risultano essere più morbide, più tenere. Poi potete farle con o senza pane, se vi piace il pane, potete mettere un po' di mollica nel latte, ecco, lo spezzettate piccolo piccolo, anche se è del pane un po' vecchio lo potete fare, ma togliete la crosta più dura. Mettete un po' di pane nel latte, lo lasciate riposare anche tutta la notte se volete, e poi lo mettete nell'impasto con la carne trita. Se mischiate la carne di mangio con la carne di maiale è sicuramente più buono, anche un po' di salsiccia se volete. E poi ci mettete tanto tanto parmigiano, e niente sale perché il parmigiano è già salato, mi raccomando, e poi delle uova e se volete appena appena di pan grattato. Mescolate bene, se vi piace un gusto più fresco mettete un pochino di basilico, ecco, e poi una volta che avete fatto le polpettine le potete friggere, mi raccomando, nell'olio d'oliva perché sono molto più saporite, oppure le potete anche fare nel forno, perché no. Ecco, a questo punto, ma che cosa succede qua? Oh no, ma di nuovo? Scusate regia, che cos'è questa roba? Non sono le polpette! Ma cosa sta di succedendo? Io non riesco a capire! Ma sì, ma non lo so, ma c'è qualcuno che si diverte qua, mette le donne nude, ma insomma, ma che scandalo! Io cerco di fare un programma di cucina! Accidenti, queste donne... più donne... accidenti... devono essere svedesi! Sì, vabbè, comunque, io continuo a parlare, chi se ne frega delle foto? Oh, fate un po' come vi pare, regia! Dunque, adesso vediamo le polpette come si fanno flipponi. Allora, prendete salame, prosciutto, coppa, pancetta, mortadella, poi ci mettete un po' di grasso di porco, mettete circa 1,5 kg di parmigiano, 1,5 kg di fontina, 1,5 kg di gorgonzola e poi anche anche 1,5 kg di pecorino, mescolate tutto con 18 uova, ecco, poi impanate 13 volte nel pan grattato con l'uovo e il pecorino di nuovo, mettete un po'
po' di sale e poi ricoprite tutto di formaggio fuso, mozzarella, mettete nel forno, ecco, e vengono fuori delle polpette così leggere, diciamo, proprio dietetiche, ecco. Potete tranquillamente mangiarle anche se siete a regime, non c'è problema, ve lo dico io, sono le vole trip. Sì, allora, ma basta con queste foto di donne nude, mettete le foto delle polpette! Sì, adesso io vi racconto come fare polpette di Spezia. Sì, brava Bessi, va, che così facciamo finta di non vedere tutte queste donne nude che girano, porca miseria. Che razza di programma è questo qua? Sì, allora, anzitutto vi serve tanta segatura. Prendete tantissima segatura, questa proprio ricetta come noi fare all'IKEA. Ecco, ci serve anzitutto segatura di legno proprio bello. Poi mettete un po' di uovo. Carne non necessaria, ma se volete potete prendere carne che capita, anche topo, non importante. Naso di maiale, zampa di maiale, culo di cavallo, ratti di fogna, uccelli morti, quello che vi pare. Anche da spazzatura prendete un po' di carne, così giusto per dare un po' così di consistenza più tenera, perché il legno a volte risulta essere un po' duro da masticare, ma comunque buono, saporito. Ecco, una volta che avete fatto questo, mettete appena appena di formaggio svedese, ecco, un po' di sapone, un po' di detersivo per piatti, amalgamate bene, e poi fate friggere in olio di motore di vostra automobile. Ma scusa, il legno, l'olio del motore, ma che schifo c'è? Poi gli animali morti, i topi, ma cosa stai dicendo? Ma queste non sono polpette, questa è una schifezza, abbi pazienza, scusa, ma che cacchio mangiate, ma sì, in Svezia all'IKEA? Ma questa ricetta classica di IKEA, tutti comprano polpette di IKEA. Ma che schifo, ma no, dai, allora, sentite, allora, io qua sono l'onorevole Trippo. Già girano immagini di donne nude senza sosta. In più mi mandate questa qua che parla di legno, topi, ma che schifo è? No, basta, me ne vado, basta. E Milano diciamo che è invaso dai paninari. Poi sono dei ragazzi proprio molto montati, che fanno sempre casino, vanno a rompere le scatole a tutte le altre più o meno compagnie di moda di Milano. Si vestono, vabbè, li avrete visti più o meno in giro, no? Cioè con colori pastello, tipo acquamarina, rosa, così. Diciamo che hanno su delle scarpe che sembrano delle cassaforti. E quando vanno a ballare hanno sul Moncler, cioè lo tengono su in piena estate, puzzano come pochi, però loro devono far vedere che hanno un Moncler che costa 300.000 lire. Quindi mi pare che voi non abbiate molta simpatia. No, come loro non hanno simpatia per noi, noi non abbiamo simpatia per loro, anche perché loro sono i primi che vengono a rompere le scatole a noi. E allora niente, succede che quasi ogni sabato ci sono le risse qua in piazza e le prendono sempre loro comunque. Anche se noi siamo in minoranza. Certo. Voi come vi definite? Ma dipende, se tu ci puoi definire o new wave o non lo so, post-punk o roba del genere. Io non c'entro niente. Secondo voi è giusto fare queste distinzioni tra i gruppi giovanili? Ma no. Senti, non è che è giusto, è soltanto che, vabbè, uno si può vestire come cavolo vuole, solo che a un certo punto se tu ti vedi passare davanti una che ti guarda in faccia, ti guarda da testa ai piedi e ti fa i commentini dietro a criticare, cioè non so la reazione che tu possa avere, comunque io... Meno le mani. Provate a fare un elenco di tutti i gruppi giovanili che ci sono a Milano. Ok, ci sono i paninari che lasciamo perdere, li mettere per ultimi, anzi sono tutti al muro. Ma non una classifica, un elenco. Sì, ok, poi ci sono i rockabilly, i skinheads, i punk, i new wave, i dark, i post-punk e i cinesi, metallari, i rocker. Ciao. Voi chi siete? Cioè che genere di giovani siete? Chi è che vuole rispondere? Voi. Siamo un tipo alla moda che seguiamo la massa e ci vestiamo come più o meno fanno tutti, la maggior parte di Milano. E tanta gente è vestita così, quindi... Sono varie categorie. Questo qua è uno stile che segue i paninari, diciamo. Sono detti così, soprannominati. Sono soprannominato in senso ironico o è... no, cioè siete voi che lo avete? No, dicono il nome paniano. Anche io ho sentito che andate anche a mangiare, anche perché andate a mangiare lì dal Borgo. Bello. Panini, no? Sì, anche... Si veste così chi sta fuori da quei posti. Era un punto di ritrovo qua, il panino che c'è qua dietro. Allora è nato un ritrovo qua dove... E quali sono proprio i vestiti tipici? Ma Timberland è molta roba. Soprattutto Timberland. Le scarpe americane di Timberland. Gente di Modena, cioè non so, ma macchietta, non sanno assolutamente com'è. Per giubbotti, Moncler senz'altro, e gli Scott, i Levi's, questi qua.
sia chiari che... Sì. Scarpe le solite Timberland, queste qua, Timberland. Oppure... Invece sono anche altre scarpe da ginnastica, All Star, quelle Vans, quelle scarpe lì. E poi ho sentito sui discorsi politici che fanno in generale. No, per quanto ci riguarda, almeno nella nostra compagnia, riguardo i discorsi politici, non ne teniamo conto. Più che altro segui la moda e basta. Tra i paninari cos'è che seguono? Ma molte, si può dire che anche per, come hai detto tu, parti politiche. In genere seguono quella linea lì. Che tipo di politica? Nera. Che parte? Destra. Sì. Di solito quelli. Poi c'è quelli che seguono la moda. Sì. Sono quelli che dicono di essere neri solo per giusto trascinati dalla moda. Poi ci sono quelli che gli piace vestirsi così, ma piace frequentare compagnie di neri, di destra, questo lì, però cioè, capito, è al di fuori della politica. He-Man, He-Man. Masters of the Universe. I dominatori dell'universo. Sorceress, maga e custode del castello del Teschio Grigio sul pianeta Eternia, coi miei poteri telepatici chiamo He-Man, l'uomo più forte dell'universo. Presto, He-Man, afferra la tua spada del potere, monta in groppa la tua possente tigre corazzata e raggiungimi al castello del Teschio Grigio. Ho delle importanti rivelazioni da farti. Grande forza è con me! He-Man sta già arrivando, Sorceress. Sapevo che avrebbe subito accolto il tuo invito. Sì, grande spirito. E questa volta per affrontare uno dei più duri attacchi contro il bene che il pianeta Eternia abbia mai subito. Eccoti, He-Man, benvenuto! Sorceress, che cosa succede? Le forze del male stanno tramando qualcosa di spaventoso, He-Man. Ho captato delle tremende ondate di energia negativa. Si tratta di Skeletor? E di Evil Lyn, naturalmente. Ma c'è qualcos'altro. Che cosa? Delle altre oscure forze che sembrano provenire da molto, molto lontano nel tempo. Per un attimo sono riuscita a penetrare lo scudo mentale di Evil Lyn e ho colto un nome. Perenia. Un momento. Nel deserto di Perenia non c'è forse... Sì, He-Man, il labirinto. E tremo al pensiero di quello che potrebbe fare Skeletor. Perché laggiù sono imprigionati da milioni di anni degli orribili mostri, la quintessenza di tutta la ferocia dell'universo. Sorceress, devo agire subito. Devo fermare Skeletor prima che compia qualcosa di irreparabile. Dov'è adesso? Proprio laggiù, He-Man, nel labirinto di Perenia, insieme a Evil Lyn. Io torno a palazzo. Questo è lavoro per i Masters. Mantieniti in contatto telepatico. Avremo bisogno del tuo aiuto. Addio, Sorceress! Conta su di me! Questa volta ho paura per He-Man, grande spirito. Ho paura di averlo messo in una situazione troppo pericolosa, perfino per l'uomo più forte dell'universo. Abbi fiducia, Sorceress. Ce la farà. Ha dalla sua un grande coraggio e degli ottimi alleati. Guarda, sta già facendo i preparativi con Tila, la dea guerriera, Man-at-Arms e Stratos, l'uomo volante. Masters, i dominatori dell'universo. Indecisi sugli acquisti di Pasqua? Qualche consiglio per voi. Tigre, quel buon sapore di Emmental svizzero, la tradizione di genuinità. Tigre, fanno di tigre un formaggio fantastico, sano e leggero, tutto qualità. Formaggio tigre, quel buon sapore di Emmental svizzero, che dai tuoi piatti quel tocco in più.
la genuinità fatta a spicchi e a fettine. Tigre. Ma voglio ammazzare, esplodi all'improvviso, la senti dentro, non sai cosa fare, ma finalmente la riesci a soddisfare, la voglia matta è matta da legare, tanti cioccolati. La voglia matta è solo perugina, la voglia matta è tutta da provare, in cinque gusti non sai più cosa fare, la voglia matta si pare... La voglia matta è una follia perugina. Ciao nonna! E questo cos'è? È Kinder Gioia, un grande regalo. Tanti squisiti cioccolatini con più latte e meno cacao. E poi quante sorprese, bellissime, per bambini e bambine. Kinder Gioia, con un solo regalo, tanti momenti di gioia. Kinder Gioia, dalla Ferrero Kinder Division. Cuore caldo, è per te. Mi chiamo Cuore Caldo, ti faccio compagnia, racconto tante cose con molta allegria. Se poi me lo domandi, rispondo sulla scuola, sui giochi, sui francesi. Con tre dischi che porta nella sua borsettina, Cuore Caldo parla con te. Cuore Caldo me l'ha portato Linea Jig. Nel fantastico mondo della metamorfosi nasce Wishit, tutta la malvagità del serpente scagliata con il crudele destriero Benefic contro la metamorfosi dell'aquila, Totila col fido Uragan. Con le loro armi terribili si battono in uno scontro senza fine e la metamorfosi continua. Fantanauti, nuovi eroi per una lotta che continua senza tregua. Fantanauti, dal Linea Jig. Devi farne di strada, bimbo, se vuoi scoprire com'è fatto il mondo. Con le tue scarpine chicco, corri nel sole, giochi alla vita che cresce insieme a te. E se la sera ti fa un po' paura, trovi un amico che a casa t'accompagnerà. Scarpine Chicco, devi farne di strada, bimbo. Stella Bianca, ora tocca a te. Sentiamo che cosa ci racconti oggi. Strega comanda color? Indaco con striature verdi e pallini lilla. Non lo trovi? Che peccato. Ho abusato di superalcolici, dite? Non avete mai giocato a Strega Comanda Color, quel gioco che si faceva in cortile in cui dovevi toccare per non essere preso il colore enunciato da chi stava sotto? Frase che adesso richiama pensieri non da catechista, ma ai tempi era il grullo semplicemente che doveva prendere gli altri. Strega Comanda Color era solo uno dei mille passatempi che facevamo in strada o in cortile quando venivamo stanati dai genitori davanti alla TV. Adesso non so neanche più se si giochi in cortile, cioè esiste ancora il cortile? I vecchietti vi tirano gerani se fate rumore prima delle 4? A noi sì, o meglio ci coprivano di insulti perché «Oh Stefano Piffer, lo dico ai tuoi che tiri il pallone contro il garage!» Cosa si faceva in cortile oltre ai mille giochi pseudosportivi che consistevano in patetici tentativi di ricreare i colpi di Ollie e Benji e Mimì? Armeggiavamo con i super tele di colore rigorosamente giallo-nero per non urtare la fede calcistica di nessuno. Rosso-nero no è troppo Milan, blu-nero no perché è troppo Inter, bianco-nero no perché troppo Juve? No, perché la palla si sporca, eravamo bambini molto stilosi. Giocavamo a palla avvelenata e palla prigioniera e mai avremmo immaginato che sarebbero riusciti a fare anche un anime come il Magico Den, dedicato a quello che adesso figosamente viene chiamato Dodgeball, ma di fatto è palla prigioniera. La classica acchiapparella o gioco del prendersi, da noi si chiamava darsela, a metà strada tra una frase porca e un termine nautico. Quella sarebbe darsena, ma ci siamo capiti. E quando toccavi qualcuno dovevi dire ce l'hai. C'era poi un gioco che qui si chiama rialzo, dove chi stava sotto doveva prendere i malcapitati che potevano salvarsi solo salendo su un gradino, un muretto, qualcosa comunque di più alto del terreno. E c'è anche chi assicurava che già le scarpe ti ponevano di qualche millimetro sopra il suolo e quindi fummo costretti a introdurre la regola «le scarpe non valgono».
Guardie Ladri è stato un gioco che ha sempre messo in luce la nostra trasgressività, visto che su 10 9 volevano fare i ladri, mentre le bambine costringevano noi maschietti a giocare a campana, quella cosa tragica che disegnavi con il gesso per terra e dovevi saltare con un piede dentro al riquadro. Le amichette giocavano con la variante giorni della settimana e noi che portavamo il 42 pianta larga già da piccoli finivamo ovviamente sempre fuori, anche perché leggiadri come Majin Buu. Poi venivamo sfruttati per tenere il diabolico elastico, come quello delle mutande, però lunghissimo, tipo l'elastico degli slip di Yoghina per capirci, e fare evoluzioni con il suddetto aggeggio che veniva messo prima attorno alle caviglie, poi ai polpacci, poi alle ginocchia, via via, sempre più in alto, fino a costringerti a fare salti tipo il videogame delle Olimpiadi. Il classico nascondino non era molto considerato, i posti dove nascondersi in un condominio, tolte cantine e soffitta, si esaurivano abbastanza facilmente, senza contare che c'era chi si nascondeva a casa sua e per stanarlo dovevi commettere tipo una violazione di domicilio. Mentre i quattro cantoni era problematico perché servivano spazi enormi. Fra i giochi capaci di scatenare le più violente discussioni, un 2-3 stella. Al di là del titolo molto leggiadro, in fin dei conti la decisione era lasciata solamente a chi stava con gli occhi chiusi, assicurava di averti visto muovere, anche se eri più immobile della bocca di Heidi quando parla. E durante il gioco quante volte abbiamo detto Bandus? Anzi, voi come lo chiamavate? Io amici in giro per l'Italia che dicevano Andus o addirittura Arimo, in sostanza una parola minchiona che si diceva per pigiare un immaginario tasto pause e godere di una invulnerabilità manco fossi Wolverine. Poi bastava dire fuori Bandus per fare quello che volevi. E infine una delle cose fondamentali dei giochi all'aria aperta, le conte. Come si faceva a decidere lo sfigato della compa che doveva stare sotto? Con queste filastrocche nonsense, dove la più famosa parla di civette appassionate di arredamento che si intrattengono con le figlie del medico di base dalla salute cagionevole. Insomma, ambarabacci cicocò. Ce ne sono mille mila, voi quale ricordate soprattutto? E soprattutto che cosa giocavate? Apliponia si esulta per l'industria dell'ospedale. L'onorevole Trippo esce dal municipio per incontrare l'industria ospite, o forse per conoscere la famosa e divina Giovannona Corregione. La famiglia Trippo è in festa, ma bisogna tenere gli occhi aperti e Sherlock Trippo vigila. Che gioco fantastico! Fai dire chiamare il mondo di Filippo Trippo, e poi Giovannona Scorregiona è bella come te, te la regalo. Grazie. Questo personaggio ti servirà per iniziare la serie. Siamo fra amici, no? Una freppissima idea di Trippo! Io Filippo Trippo! E tu? Vieni qui, faccia di cazzo, vieni qua, vieni a te. Metti la freccia. Oh, ma io ho già visto quel delinquentello, è quello che mi ha bloccato mentre stavo in giro a cantare. Ma, onorevole Trippo, ma chi è quel delinquente là? Oh, salve, signor Calliope. Ma guardi, non saprei, l'ho visto proprio ieri e mi ha insultato praticamente. Io sono l'onorevole Trippo, ma insomma un po' di rispetto, eh. E c'ha ragione, questi giovani sono veramente degli screanzati. Dei burini, se lo potrebbe dire. Ma sì, guardi, veramente una cosa scandalosa. Ma e quindi chi è questo? Ma guardi, non saprei praticamente, cioè io ero lì, no? Poi è arrivato questo qui e allora ha detto così, e allora io poi mi sono sentito Trippo, gli ho detto quello, poi lui mi ha detto quell'altro e allora così, capito? Oh, veramente non ci ho capito niente. Comunque, ok, ho capito. Scusi, onorevole Trippo, è arrivato un pacchetto per lei, va bene? Oh, buongiorno, signor Francobollo, grazie. Per caso mi sa dire se il pacchettino che aspettavo da mio amico Angelo Trippo? Ma guardi, non saprei proprio dirle, veramente. Comunque, tenga il pacchettino. E tu, postino, con quell'orecchia sventola? Vai a cagare. Bambino, dove ci sono conosciuti? Fammi pensare. Al terzo pubblico. Ah, ma allora sei deficiente. Senti, tu che vuoi fare il furbo? Vai a prendere in giro tua mamma, il re bambito. Vai a sbatterti, caffone. Senti, sei te un caffone. Vai a prendere in giro tua nonna, scemo.
Mamma mia, ma qui veramente siamo al limite della maleducazione proprio. Ma insomma, che qualcuno faccia qualcosa. Non si può tollerare questo scandalo. Oh, veramente, ma che burini di mortei. Ah, ma guarda, un ghino di unicornino, come stai, amico? Vedi che burino. E la Martinez. Ehi cavallo, ma ti sei mangiato i bambini morti? Portalo dall'esorcista, sta povera bestia. Mamma mia, ma cos'era quello? Che paura. È il momento di cantare insieme col karaoke di Forza Sugar. Vediamo insieme alcuni spot pubblicitari. Bron nasce dal fuoco, il robot più forte del mondo. Bron, una forza invincibile che può schiacciare tutto. Bron, il suo potere compresso alza fino a 25 volte il suo peso. Guai a chi gli capita a tiro, perché Bron prende la mira e abbatte ogni nemico. Lo trovi in questa confezione. Bron è il robot più forte del mondo, da Jig. Cremoso dal sapore non acido. Ma di chi è questo yogurt? Mio! Mio! Dolce! Yogurt! Yogurt mio! Mio! Mangio io! Mio! Voglio io! Dolce! Yogurt! Così dolce! Lo yogurt che piace ai bambini. Mio, da Nestlé. Siete care, vi ho portato le colombe melegatte. Rotti piatti? Melegatti! Oh. A te che ami la tradizione, la colomba classica. E a te, zio Dolores, che adoro per Eugène la colomba Grand Marnier. E a te che sei la più difficile, colomba d'oro senza canditi. E tu? Assaggerò le vostre. Scherzavo! Colombe melegatti, a ciascuno la sua Pasqua. Allevo i setter inglesi da 15 anni.
Ho 16 campioni italiani, 3 campioni internazionali e un campione del mondo. L'alimentazione è una cosa importante. Ecco perché io do PAL ai miei cani, grandi e piccoli, perché è un alimento completo. Carne di manzo, c'è dei pezzi bellissimi dentro. PAL è un cibo eccezionale che mangiano volentieri e gli fa bene. Io lo raccomando. E che tutti lo provino e abbiano gli stessi risultati che ho avuto io. PAL, raccomandato dai migliori allevatori, con ottima carne di manzo. Quando lei... Oh, scusa, buongiorno. Ce l'hai l'orecchio piccanto? Piccanto? Come no? Ma quello vero, eh? Se non vedo, non credo. Credo. Non ci si può sbagliare. Taglio? Taglia. Taglio. Ecco. I miei amici, a loro piace piccante. Piace piccante, sì. Una foto? Per mia moglie, sì. Ecco, pronti? No, è venuto stavolta. Guarda. Ah, bella coppia, eh? Per favore. E tu? Visto niente. Auricchio, se non lo vedi, non ci credi. Sì, Milano, la città dell'amaro Ramazzotti, l'amaro di chi vive e lavora, l'amaro di una città positiva, ottimista, l'amaro della vita di una giornata che non è mai finita. Sì, l'amaro Ramazzotti, che è nato qui 170 anni fa e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere. E per terminare, scopriamo Grosso Guai a Chinatown nella nostra splendida rubrica del cinema anni 70, 80, 90. Se non avete mai visto Grosso Guai a Chinatown, vi consiglio di farlo subito. Ci troviamo di fronte a un film incredibile. Grosso Guai a Chinatown è un ibrido di azione, umorismo, mistero, atmosfera, effetti speciali incredibili per l'epoca. È una storia veramente originale e ricca di fascino. Diretto dal grande geniale John Carpenter, regista di classici quali La Cosa, Christine la macchina infernale e 1997 Fuga da New York, abbiamo un'atmosfera veramente stupenda e unica, frutto della sua lunghissima esperienza di regista e delle sue eredità nel mondo dell'horror e del mistero. Tra i protagonisti spiccano Kurt Russell, che Carpenter pare adorare, difatti era già stato protagonista di altri suoi successi, cioè La Cosa e 1997 Fuga da New York. Da segnalare la presenza della bella Kim Cattrall, all'epoca molto presente in tantissimi film, ma soprattutto in film fantastici e commedie, termini che calzano entrambi a pennello per descrivere questo spettacolare film. Grosso Guai a Chinatown all'epoca non ebbe il successo sperato e incassò veramente poco rispetto a quello che era stato speso, tuttavia, come dicevo, nel corso degli anni è entrato nella storia per la sua originalità e simpatia. E tutti i veri amanti degli anni 80 citano questo film come uno dei migliori dell'epoca, per me in assoluto il migliore. Se dovessi scegliere un solo film da guardare in eterno sarebbe sicuramente questo. Credo di averlo visto, e non sto esagerando, almeno 100 volte. Ci sono altri titoli indimenticabili dell'epoca come Ghostbuster, Ritorno al futuro, La storia infinita, Labyrinth, di cui vi ho già parlato, ma questo veramente è speciale e adesso vi vado a spiegare perché. La storia comincia in una notte buia e tempestosa, come in ogni film d'atmosfera che si rispetti. A San Francisco, California. Il camionista Jack Barton è il protagonista della storia. Recatosi al mercato di Chinatown per giocare un po' d'azzardo con l'amico Wang, decide il mattino seguente di accompagnarlo all'aeroporto per andare a prendere Mao Jin, la fidanzata dell'amico, in arrivo dalla Cina. Mao Jin! All'aeroporto però la ragazza viene rapita e i due si lanciano subito all'inseguimento. Raggiunta una zona malfamata di Chinatown, i due rimangono coinvolti in una sorta di enorme rissa in cui due clan, i Wing Kong e i Chen Xing, danno vita a un combattimento cinese. Una scena talmente spettacolare che non credo si sia mai visto niente del genere in un film. Abbiamo un'atmosfera western, ma di fronte a noi ci sono due fazioni di lottatori di Kung Fu e armati fino ai denti con una sfilza infinita di armi diverse. Nonostante questa scena lasci lo spettatore già rapito e ammutolito dallo stupore, Carpenter riesce comunque a sconvolgerci, facendo apparire dal nulla le tre bufere.
Questi tre personaggi sono i campioni del cattivo del film, David Lo Pen, un fantasma pericolosissimo che in qualche modo riesce a sopravvivere da millenni. Lo Pen, lo spettro la cui malvagità è senza pari e che vive tra i mortali celandosi dietro falsi panni. A questo punto i due amici spaventati decidono di fuggire abbandonando il camion. In seguito Wang decide di tornare nel suo ristorante per chiedere aiuto a qualche amico e in particolare al saggio Egg Shen, uno strano vecchio conducente di pullman che però conosce l'antica magia nera cinese ed è l'unico in grado di guidare i nostri eroi da Lo Pen per recuperare la fidanzata di Wang. Dopo un primo tentativo di salvataggio andato fallito, i due ci riprovano, questa volta con il supporto di Egg Shen e dei più forti guerrieri del clan Chen Xing, alleati delle forze buone. Anche perché nel frattempo anche Gracie Lo, diciamo amica di Jack, è stata rapita. I due principi azzurri dovranno quindi lottare contro enormi forze magiche, affrontando Lo Pen, le tre bufere e tutto il clan Wing Kong. Il bello di Grosso Guai a Chinatown è che non è solo un film di azioni in cui si fa sfoggio di arti marziali, ma è anche un film fantastico. Ed è inoltre molto divertente, dato che Jack è veramente uno scemo ed è un mito assoluto. Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo. E concentrazione assoluta. Sei pronto? Io sono nato pronto. Chiunque conosca questo film adora Jack Burton, anche perché è il prototipo dell'anti-eroe. Lui non è neanche il vero protagonista del film, se guardate, lui non è l'eroe del film, lui è un tizio qualunque che si ritrova invischiato in tutto questo casino. Lui rappresenta le persone comuni, che però nel momento giusto riescono a fare la cosa giusta e a salvare la situazione, perché è solo questione di riflessi. Cos'hai in quella fiaschetta? Un filtro magico? Sì. Lo dicevo io. Che dobbiamo farci, perlo? Sì. Ecco, lo dicevo io. Io veramente vi raccomando di vedere questo film se non l'avete ancora visto. È davvero un monumento degli anni 80. È bellissimo. Dovete guardarlo semplicemente pensando che vi sta intrattenendo, che vi vuole divertire, che vi vuole affascinare e colpire con la sua unicità. L'estate in cui uscì il film, io ero in vacanza a Viareggio e un giorno, mentre sbirciavo i giocattoli nelle varie cartolerie, vidi che c'era un cinema lungo le spiagge e, incuriosito, mi avvicinai per osservare che cosa davano e vidi che davano Grosso Guai a Chinatown. Ovviamente rimasi scioccato in maniera positiva dai poster che illustravano questo film incredibile e mi ripromisi di tornare per guardare il film. Forse anche solo il giorno dopo andai al cinema coi soldi in tasca, dopo averli chiesti a mia madre, purtroppo il film non c'era più. L'avevano tolto. Ho avuto questo enorme rimpianto di non averlo visto da bambino veramente per tantissimi anni, fino a quando Italia 1 diede finalmente in televisione questo stupendo film. Qui è Jack Burton del Pork Chop Express che parla a chiunque sia in ascolto. Jack Burton è un camionista, un duro. Sei pronto? Io sono nato pronto. E nella sua vita ne ha viste tante, ma ciò che si vede a Chinatown a volte è troppo incredibile, persino per Jack Burton. Esplosioni verdi, gente che entra e esce volando, ah, non può essere vero. Allora sapete cosa dice Jack Burton in questi casi? Il vecchio Jack dice sempre, basta adesso. Per serata incredibile, Grosso Guaio a Chinatown. In prima visione TV domenica 9 ottobre su Italia 1. Cosa fa? Ma guarda questo! Testa di cazzo! Anche quest'oggi abbiamo finito. Vi auguro buona Pasqua e vi mando un enorme bacione. Ciao!